organizzare un matrimonio a sorpresa, in cui gli sposi non possono fare richieste. Sembra sia diventata la mission di Ira e Fortuna. E Fortuna saranno alle prese con il matrimonio di Adriana e Danilo, che a quanto pare hanno perso una scommessa con Lorenzo e gli amici. Tocca quindi a Lorenzo occuparsi dell'organizzazione delle nozze e, per non sbagliare, chiede aiuto alle due wedding planner. E allora mettetevi comodi e ascoltiamo cosa ha da raccontarci. Raccontaci un po'. Questi nostri due amici si chiamano Danilo e Adriana. E loro praticamente si conoscono da quando erano piccolissimi, erano già dalla terza media insieme. Caspita. Eh sì, infatti, i due tipi classici innamoratini da fiabe, va? Sì. Un po' la via col vento. E loro però hanno passato un brutto anno, perché Adriana è dovuta andare fuori Italia per lavoro per 6 mesi e Danilo non è proprio il tipo moderno, un po' all'antica, un po' all'antica tradizionalista, sì. Quindi sì. Non amava questo allontanamento. No, cioè voleva avere la moglie, la fidanzata, futura, sì, moglie sotto controllo. E infatti questo le ha portati ad avere un po' di problemi di coppia, diciamo. Ed infatti si sono lasciati. Per un anno non si sono proprio sentiti, non sono stati insieme. E la scommessa? Questa scommessa è stata fatta perché noi amici eravamo certi che sarebbero comunque tornati insieme e si sarebbero sposati al ritorno di Adriana dal viaggio. Ed infatti è stato così. Però questa scommessa prevedeva che noi organizzassimo a loro il matrimonio. E quindi questo matrimonio, ma organizzato al buio, praticamente che voi organizzate il matrimonio a loro, quindi loro non devono sapere niente. Eh no, però lui mi ha fatto una sorta di controscommessa, perché se noi avessimo organizzato il matrimonio a loro non sarebbe piaciuto, poi avremmo dovuto pagare il viaggio di nozze. E quindi sono qui per rivolgermi a voi, per creare, diciamo, il matrimonio perfetto. Ah, ecco! Sì. Ok, lui furbo! Eh sì. Ho capito. Eccoli qua. Sì, è un po' una coppia fiabesca, sì, appunto. Molto romantici. Molto, sì, dolci. Sono i due tipi da passeggiata sulla spiaggia. Infatti sono sulla spiaggia. Cenetta romantica, lume di candela. Come pensi che desiderino il loro matrimonio? Come stile? A cosa ti rifaresti? Dovrebbe essere, penso, un matrimonio un po' appunto fiabesco, quindi qualcosa che... il trionfo romantico. Del matrimonio, sì, il matrimonio per eccellenza, romantico. Noi potremmo optare per un romantico, sì, che dici, infatti. Li vedo molto... classico, romantico, coloni, sì, con quei colori tenui. E poi è una storia veramente romantica, sì, no? Sì, certo, sì, sì. Però che furbata, rivolgersi a noi. Già. Alla fine per non pagare il viaggio agli sposi. Sì, quindi penso che d'altra parte è meglio di noi che potrebbe organizzarglielo un matrimonio. Che dici, ci riusciremo? Sicuramente ci riusciremo. Ok, accettiamo la sfida. Grazie. Adriana sogna da sempre un matrimonio da fiaba. Quello che ogni donna sogna da bambina, quello descritto nelle favole, con l'abito da sposa da principessa e il mitico principe azzurro. L'hotel Elisabetta sarà il teatro delle nozze romantiche di Adriana, imponente struttura da cui si gode un panorama mozzafiato. Ira e Fortuna incontrano Carmine per sottoporgli il progetto dell'allestimento. Questa sposa che in primavera vorrebbe una sala tutta chiara, queste atmosfere romantiche, quindi con te volevamo studiare anche un po' quel percorso, che sala ci metti a disposizione, perché comunque sono più di 200 persone, sì, quindi... La sala è molto capiente. Sì, quale delle due? La sala Venere. La sala Venere, quella è bellissima. Molto capiente, con un terrazzo davanti. Meraviglioso. Insomma, molto grande, con un panorama eccezionale. Tu che pensi che l'aperitivo di benvenuto dove lo possiamo fare? Io direi di farlo sulla piscina. In piscina. Nell'attesa che arrivino gli sposi. Tanto lei sposa di mattina, quindi in piscina, bellissimo. Nell'attesa che arrivino gli sposi, intrattiamo gli ospiti sulla piscina. Poi noi per questa sposa abbiamo intenzione di fare dei fiori un po' particolari, con dei candelabri, dei fiori colorati, perché lei adora questi colori fucsia, sì, rosa. E poi lei ha una bellissima idea da fare in terrazza, perché la tua terrazza è, sì, meravigliosa. Stavamo pensando
di fare la torta sopra in terrazza con questo tavolo di cristallo trasparente. Sotto poi parliamo col fiorista, parliamo con Garofalo, praticamente vediamo un po' Garofalo, gli diciamo un po' il nostro progetto, e facciamo fare questo tavolo che sopra porta questo cristallo trasparente, sotto tutti i fiori freschi, tassativamente freschi, e sopra facciamo appoggiare questo dessert table, insomma. Anche perché tra l'altro, scusami se ti interrompo, praticamente gli amici che organizzeranno, che fanno finta di organizzare, hanno chiesto, hanno visto tutte queste torte che noi abbiamo in campionario qua all'interno del nostro studio, e hanno richiesto le identiche torte, quindi è un tavolo un po' ricco. Il posto, la terrazza è meravigliosa, perché... E per questo facciamo un dessert table, quindi tu dici di farlo era una torta. No, poi lei ha avuto questa idea magnifica di mettere questi fiori, quindi... una cosa un po' più particolare. Poi ti diamo anche tutte le misure. Quindi un cristallo sospeso. Sì, trasparente, delle stesse dimensioni della base che abbiamo visto, che va sospeso perché poi provvediamo noi per quanto concerne la distanza e le altezze. Verrà distanziata da degli spessori ad angolo con al centro questi fiori freschi che prenderanno completamente tutto il perimetro del tavolo. Poi come tovagliato sul classico, quindi bianco con le sedie vestite, magari lo facciamo arricchire con il, poi parliamo anche con il fiorista, mettiamo dei sottopiatti, li facciamo di fiori questi sottopiatti. Sì, molto belli. Molto belli, sì, perché poi con Alfredo già abbiamo visto qualche lavoro. Alfredo è molto bravo in questi sottopiatti in fiori, molto bravo. Sì, infatti. Poi loro hanno richiesto un tavolo da parte perché loro vorrebbero stare, cioè queste sono tutte cose che ci hanno detto gli amici, perché loro li sono molto uniti, li accontenteremo in tutto. Certo. Su questo non ho dubbi. Veniamo poi a fare un sopralluogo più tecnico per prendere le misure, certo. Però era importante questa discussione. Quindi in base alla data e tutto, tu tieni da parte questa sala per il matrimonio romantico, poi veniamo da te per gli ultimi particolari. È deciso! L'eleganza, lo stile dell'Hotel Elisabetta immortaleranno le nozze di Adriana e Danilo. E gli ospiti potranno godere della vista di uno scenario naturale ed impareggiabile. Decisa la location, nel loro studio di Napoli Ira e Fortuna pianificano appuntamenti e definiscono gli ultimi dettagli per abito da sposa e allestimenti. Ok, ciao Ale, a dopo, ciao. Va bene, Alessandra, sì, che dici? Chiamiamo anche Francesco, così fammi Francesco. Vedere un po' questa... Che dici? Secondo te va bene? Sì, forse questo è un po' più forte, però va bene. Va bene. Poi queste sono cose che... Va bene, poi sono i colori che avevamo deciso per... Sì. Va benissimo. Che dici? Chiamiamo Francesco? Sì, chiamiamo Francesco, anche perché l'abito l'abbiamo già deciso noi due. Quindi però facciamogli fare le prove, sai? No, quello è fondamentale. Comunque, dobbiamo bendarla. Pronto? Francesco, senti, noi volevamo sapere se tu fossi disponibile tra un pochino, tempo, una mezz'oretta, che passiamo anche da Alessandra per fare la prova dell'abito. Sì, noi dobbiamo con te provare quell'abito, sì. Ok, ricordati che la sposa verrà bendata, quindi ok. Va bene, ok. Ciao. Meglio che ci abbiamo adesso perché lì... Lo sai, perché non dimentichiamo la benda. Anzi, prendila tu mentre io sistemo un poco qua. Allora, ecco qua. Ok, non ci dimentichiamo il telefono. Andiamo? The sky I need, always a soft place to fall, and all the beauty of the open road. Tutto è pronto per la prova dell'abito da sposa. To those dancing baby blues in the scent of your skin. Sulla benda, che la prova abbia inizio. E
il matrimonio a sorpresa, con Ire e Fortuna ci siamo divertite. Abbiamo bendato le spose, loro non hanno avuto modo di vedere questi abiti, li abbiamo scelti noi per loro in base alle caratteristiche caratteriali di ognuna di loro. C'è quella che si presenta in modo estremamente romantico e quella invece che è audace, alternativa. Questo è il nostro lavoro di ogni giorno, con ogni sposa cerchiamo di tirare fuori la loro personalità rispecchiandola anche in quello che poi è il giorno più importante della loro vita, mettendo in risalto le loro caratteristiche ma anche la loro bellezza. Adriana, allora questo è un abito molto romantico, così come l'hai immaginato tu. Ha un particolare che spero ti piaccia, si distingue non solo sul davanti ma anche per la coda e per questo particolare che c'è dietro. La mia curiosità nasce dal fatto che oltre aver vestito queste spose, il mio più grande desiderio è capire se poi in questo incontro al buio sono riuscita a rispecchiare il loro carattere e anche a realizzare il loro sogno con l'abito da sposa giusto. Credo di sì, ma staremo a vedere. Ferdinando, ben ritrovato. Noi praticamente ora dobbiamo discutere per quanto riguarda un matrimonio romantico, classico matrimonio romantico, fiabesco, abito largo, sposa romanticissima, molto 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 la classica, molto favola. Sì, proprio due principini che stanno insieme da quando era dall'elementare, un altro poco si conoscono, e stanno insieme dal liceo. E hanno sognato questo matrimonio tipo fiaba, principessa Disney, proprio quello. Dalle foto che ho visto, la ragazza ha una bellezza abbastanza particolare, abbastanza botticelliana, sì. Perché molto, ha questi bei capelli lunghi, semicolorati, quindi io per lei opterei proprio per un'acconciatura rinascimentale, quindi questi boccoli un po' sinuosi che gli scendono sulle spalle, anche perché lei ha delle caratteristiche molto... diciamo, ecco, si presta molto a queste acconciature, sì. Un po' senza troppe ostentazioni o legature, sì. O chignon. La ragazza è proprio per questo tipo di acconciature. Poi, visto che è un matrimonio abbastanza romantico, sì. Sarebbe proprio l'ideale fare questa acconciatura, diciamo, questi boccoli un po' che si aprono tipo onde, molto rinascimentale. Io me la riesco a immaginare. Sì, sì, anch'io. Penso che sposi bene con l'abito e con tutto, sì. Il resto. Poi magari con un'acconciatura particolare che scende fra questi capelli che tu lasci morbidi, penso possa essere perfetto. Come al solito, niente specchi. Niente specchi. Niente specchi. Ti pareva? Sì, bravo, adesso hai imparato. Anche questa è una sorpresa. Bravo. Va bene. Accessori? Niente paura, ci pensa Alessandra. I suoi gioielli daranno ad Adriana il giusto tocco di originalità. Una sposa poi di... romantica, no? Sì, romantica, che ha questo abito molto vaporoso. E Ferdinando ha studiato per lei un'acconciatura un po' mossa. Libera, sai, un po'... giusto un tocco. E anche per quella potremmo sicuramente trovare un dettaglio particolare, un bel cerchietto, una velette. Con qualche riferimento, sì, in base all'abito. Al ricamo dell'abito. Qualche richiamo pesca. Sì, quindi. Sì. Ogni sposa è una storia a sé, quindi bisogna darle l'opportunità di essere originale, particolare e di accontentare i sogni, i desideri che la sposa ha. Va bene. Allora, che dici, sei d'accordo? Io quindi sì, poi perfetto. Andiamo da Alessandra, quindi sì.
Ti abbiamo un po' spiegato le cose, hai visto i volti delle ragazze, certo, ti abbiamo poi logicamente le veniamo, ecco, da te e tutto può essere assieme, poi cambiato, può essere trasformato, certo, anche all'ultimo momento. Sì, sì, assolutamente. Queste cose che ti abbiamo, in modo che poi quando veniamo tu ci fai vedere le, certo, cose che hai scelto. Perché il campionario, okay, è infinito, quindi posso sicuramente accontentare. Sappiamo che il tuo campionario è infinito. Grazie, grazie. Ok, Ale, allora ci sentiamo. Perfetto. Grazie, 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 grazie. Ciao. Grazie. Tutto è pronto per condurre gli sposi nel loro viaggio verso il sì. In chiesa si lavora per preparare l'allestimento floreale. Ira segue il team Garofalo e non le sfugge nulla. Tutto dovrà essere perfetto. Luigi, per cortesia, per una migliore simmetria, potresti far scendere le colonnine di uno scalino? Colonne bianche con trionfi di fiori in toni rosati su vaso romano e un doppio tappeto, verde prato e passatoia bianca. Questa è un'azienda storica, dal 1800 è nata. Luigi oggi è un floor design, grazie anche ai miei sacrifici, alla sua volontà, alla sua testa d'argine di arrivare fin qua. Rispetto all'epoca che veniva solo il papà della sposa a chiedere se deve sposare mia figlia, oggi c'è un lavoro di squadra, un lavoro di progetto. Si lavora assieme con vari professionisti, si arriva ai risultati che i matrimoni sono di una professionalità molto elevata, di una raffinatezza anche sui colori, sul tema. Ogni sposa ha un suo tema, ha un suo colore, ha un suo intendere di fare il suo matrimonio. Infatti, se vediamo i nostri lavori insieme alla nostra vendita, non sono mai uguali, ma sono tutti quanti personalizzati alle spose che arrivano al nostro negozio. A casa, Luisa Festa si sta occupando del trucco di Adriana. Secondo la morfologia e la tua anatomia, io sono d'accordo con Ira e con Fortuna che i colori adatti al tuo viso sono tutti i colori della primavera. Una sposa luminosissima sarai. Sei stupenda. Sono certa che saranno con me d'accordo tutti gli invitati alla tua festa. E anche Ira e anche Fortuna. Tocca a Ferdinando, che trasformerà Adriana in una Venere. Così che te lo immaginavi? Veramente sì, anzi, è ancora più bello di quello che mi immaginavo. Hai avuto un po' paura. Un po' sì. Adriana è pronta per incontrare Danilo e pronunciare insieme il fatidico sì. Location, l'allestimento è rigorosamente bianco, dalle sedie vestite al tovagliato. A rendere l'atmosfera ancora più romantica ci sono ranuncoli e ortensie in tante nuance di rosa, composizioni a sfera su candelabro in ferro battuto laccato bianco, ghirlande di fiori che creano sali scendi e candele rigorosamente bianche. A
chiudere il tovagliolo, un tulipano bianco con gambo verde, colore che si riprende nel piatto. Abbiamo scelto come fermaposto il tulipano bianco, che è un fiore molto elegante, che va a seguire il tema romantico che è stato richiesto dagli amici della sposa e rappresenta moltissimo il candore della sposa stessa. Una chicca per il tavolo degli sposi è il sottopiatto in fiori freschi composto da gipsofile e ortensie rosa, che sottolineano il tema romantico. Dal 1960, quindi più di 50 anni, la nostra famiglia, la famiglia Di Martino, gestisce l'Hotel Elisabetta con grande dedizione, professionalità e soprattutto con grande passione. Tutto questo ha fatto sì che oggi in provincia di Napoli l'Elisabetta sia una delle location più importanti e più richieste dagli sposi per l'organizzazione del loro matrimonio. Ci tenevo a sottolineare con grande forza e soprattutto con grande orgoglio tutto questo possibile anche grazie alla cura che mettiamo nella cucina, nella qualità soprattutto della cucina, che è stato e sarà sempre un punto fermo. Grazie anche ai nostri chef, che sono attenti all'evoluzione del gusto, siamo in grado di proporre menù di altissimo livello. Gli sposi fanno il loro ingresso in sala, pronti per ammirare la sorpresa che gli amici gli hanno riservato. Allora, siete pronti a vedere quello che abbiamo preparato per voi? Al nostro tre, aprite gli occhi. Uno, due, tre! Il bianco accecante della sala stupisce i novelli sposi. Il vero coupe de théâtre è il tavolo delle torte, allestito all'esterno della sala. Realizzato su misura in vetro molato con spigoli arrotondati, accoglie una vera e propria tovaglia fiorita. Per le cake abbiamo scelto la pasticceria Bellavia, nello specifico Ursula, la quale ha eseguito alla perfezione il nostro progetto. L'ennesima sorpresa è l'abito di Adriana. Con un semplice gesto si trasforma in un abito corto, frizzante ma di classe. Una accattivante bella di notte, pronta a danzare e brindare in assoluta libertà. Che la festa abbia inizio! Ebbene sì, abbiamo avuto un bel matrimonio a sorpresa. Sinceramente, nemmeno nei miei peggiori incubi avrei immaginato di avere un matrimonio a sorpresa. Vabbè, però è stato bello almeno, sì, no? Sì, è stato bellissimo. No. Il vestito l'ho visto solo la mattina di quel giorno del matrimonio. Per fortuna mi è piaciuto tantissimo. Matrimonio a sorpresa è riuscito. Grazie a Iria e Fortuna. Semplicità e naturalezza, tonalità accese offerte dalla natura esprimeranno tutta l'eleganza della semplicità del matrimonio country chic di Luisa e Cristiano. So we just divide on the music side, yet we kind of see eye to eye. We don't analyze, we just compromise, and we kind of see eye as we give it a try. Yeah, we kind of see eye to eye.